Bentrovati, siamo arrivati alla fine della campagna elettorale. Domani sarà un giorno di silenzio, domenica in turno unico quello del voto, lunedì anche su, anzi soprattutto sulla nostra rete, dalle 8:30 in una non stop elettorale per il racconto di come andrà questa contesa. Devo dire che gli ultimi fuochi forse risentono della stanchezza dei candidati durante questa campagna elettorale. Non ci saranno chiusure, al di là dell'assenza dei leader nazionali che sono venuti all'inizio della settimana, ecco, non ci saranno chiusure che sembrano raccontare qualcosa di diverso e un qualcosa di particolarmente eclatante. Si va sullo stesso solco che ha riguardato gli ultimi 30 giorni di campagna elettorale e anche il pre-campagna elettorale che è durato almeno altre 3 settimane, con tutte le tensioni che ricorderete. Voto utile, voto inutile, voto di protesta, voto di conferma, staffetta, ci sono una serie di parole d'ordine che stanno girando in queste ultime settimane in una campagna elettorale che si consuma in parte sui social e in parte nel classico porta a porta e nelle classiche telefonate a strettissimo giro di conoscenze. Io penso che il risultato ormai sia cristallizzato, pochissima gente ha cambiato idea nell'ultimo mese, penso che da quando sono uscite le liste definitive i candidati ognuno si fosse fatto già un'idea, pochissimi hanno cambiato idea, forse qualcuno ha deciso di andare a votare o di non andare a votare in base alle sue sensibilità, in base a quello che ha visto in questa campagna elettorale. Ne riparleremo.